dire che non ho avuto, che sono esclusivamente motivazioni mie personali, che non ho avuto nessun tipo di problema né con la società, anzi che ringrazio che mi ha dato l'opportunità di venire qui a Pescara, e in particolar modo col mister, che è stata la persona che mi è stata più vicino e con cui ho stretto un bellissimo rapporto sia professionale che umano, e mi sento ovviamente di ringraziare anche i miei compagni che fino a poco fa, insomma, mi hanno scritto, mi hanno chiamato, mi sono stati vicino, e questa è l'unica cosa che dovevo dire, ci tenevo a dirla, insomma, perché è una cosa che credo che sia giusto dire, insomma. Ma in questo momento penso al presente, non è che vado troppo in là con il pensiero, non è un discorso nemmeno logistico, insomma, perché insomma in carriera ho giocato dappertutto, ho girato abbastanza l'Italia sia da nord a sud, quindi non è un problema logistico. Riavvicinarti a casa? No, sono cose, ripeto, sono cose personali che non entro in merito perché sono cose mie ed è giusto che rimangano mie, ecco, perciò posso solo dirti che non è una questione logistica e soprattutto che riguarda il mio presente, magari riguarda anche il mio futuro, probabilmente magari può essere anche che smetta di giocare qui e che finisca qui, insomma. È una situazione personale, potrei dire mille cose, insomma, però credo che non sia giusto, soprattutto per salvaguardare me. Quindi c'è una cosa improvvisa? No, è stata una scelta che, ripeto, ho deciso di prendere in questo momento perché era giusto prendere, insomma, andare avanti per me in questo momento sarebbe stato impossibile, quindi è una scelta inevitabile. No, sono tante situazioni, tante cose che mi hanno portato a una scelta così importante, così forte, per quanto riguarda poi anche la mia vita, perché poi oltre al fatto che il calcio sia stata la mia vita fino adesso, è stato il mio lavoro, la mia professione, quindi no, ripeto, è una scelta che l'ho fatta e dovevo farla, e racchiude dentro questa scelta, ci sono tante cose mie. A ritrovarci, voglio solo portare una testimonianza mia da parte della squadra, di tutto lo staff, di vicinanza a Roberto in una decisione così sofferta, perché so che sicuramente è una decisione sofferta, quindi la mia presenza qui è, oltre che per salutarlo e ringraziare, proprio per dare una testimonianza da parte mia, dello staff e dei ragazzi, di vicinanza verso il giocatore, l'uomo. Grazie. Come ha già detto lui e ribadito più volte, qui si è trovato bene, non ha avuto nessun tipo di problema né con noi né col mister né con i compagni. È una scelta sua personale che va rispettata, anzi, considerando che a Pescara aveva 2 anni di contratto, glielo dicevo prima quando eravamo dall'altra parte, è una scelta che sicuramente gli fa anche onore da questo punto di vista, perché magari qualche altro avrebbe vivacchiato un paio d'anni così a tirare a campare. Mi dispiace moltissimo che un giocatore sul quale noi l'abbiamo rincorso dall'anno passato, tutti quanti sapete che volevamo portarlo qui l'anno passato, prima faceva una considerazione, ha cominciato a giocare nel professionismo a Pescara con Pescara-Brescia e smetto a Pescara, quindi evidentemente è una piazza che segna la sua carriera in maniera importante, però è una scelta personale che io non voglio valutare e giudicare. Ho solamente detto a Roberto, per quelli che sono i rapporti, per come si è comportato lui con noi, che Pescara avrà sempre una porta spalancata per lui anche nel futuro.